questa prima batteria. Ed è partita questa prima batteria di americana di Ever Femine, mentre i 3000 saranno 15 o 20 giri dell'intero percorso. Adesso tutta la squadra della Luana prende un leggero margine di vantaggio. Il primo cambio, prima munizione per la squadra numero 14, Nolin Bosica, che è ancora il Noale in prima posizione. Siamo nuovamente in zona di cambio. Cambio in testa ancora per Noale, adesso è il Bosica in seconda posizione. Noale con un leggerissimo margine di vantaggio sulla coppia dietro, quando siamo già nuovamente. Squadra 18, numero 18 eliminata per cambio regolare. Fermarsi per favore. Ancora con il Noale in testa, zona cambio per la squadra, con il passaggio siamo al numero 11, ancora Noale in testa, Elmas, Bosica, questi sono le squadre Noale, Elmas che si fa sotto adesso nel Cupa, nuovamente in zona cambio al passaggio del numero 10. Ancora Noale e Elmas, queste le due squadre che hanno un margine di mezza curva sulla Bosica. Okay, adesso il passo della squadra dell'Elmas. Meno 9, Elmas, Noale, Bosica, Caluschese, queste le quattro posizioni in pista. Siamo nuovamente in pista, al passaggio siamo a meno 8. Ora duello tra Elmas e Noale, passa adesso la prospettiva Caluschese, Bosica, duello ancora tra Elmas e Noale nelle prime posizioni. Vediamo che passo in turno i primi 6 minuti di questa settimana. Elmas adesso allunga sul Noale, 10 metri di vantaggio, quando siamo al passaggio dei primi 7. Elmas che allunga sulla squadra del Noale. Siamo già nuovamente in zona cambio per le due squadre, al passaggio siamo ai primi 6, meno 6 al passaggio. Passa adesso Caluschese, Bosica, ancora Elmas con 10 minuti di vantaggio sul Noale, zona cambio per l'Elmas, cambio adesso, la volta adesso del Noale che riceve il cambio ai meno 5, ed è la volta della sostituta Caluschese, passa adesso Bosica, ora Noale che si fa sotto già cambio, si va a pegare testa a testa, adesso vediamo chi arriverà prima, rettiliva ai meno 4 del Noale che nuovamente passa in testa, Noale è il massimo premio in questa prima, rettiliva passa adesso la Caluschese, Bosica, e Noale adesso con qualche metro di vantaggio che va in zona cambio, siamo in meno 3, meno 3, parte nuovamente il Noale. Elmas prova a farsi sotto, grazie per il microfono. Elmas cerca di recuperare lo svantaggio, quando siamo nuovamente in zona cambio per le atlete, a passaggio di meno 2, meno 2, parte adesso il Noale. Elmas ancora 10 metri di vantaggio per l'atleta del Noale, cambia adesso la prospettiva Caluschese, adesso passa Bosica. E siamo all'ultimo giro, Noale, Elmas, queste sono le prime due posizioni, ancora si giocheranno la volata. Ed è Noale, Elmas prova tutto per tutto in forza sotto, ancora 10 metri di vantaggio per il Noale. Sono gli ultimi metri per questa prima batteria. Ed è Noale, Elmas.
tempo di riferimento 4:54. Comunicazione di servizio, cortesemente. Ed è partita anche questa seconda batteria semifinale allieve femminile metri 3000 ed è lo Spinea partito in prima posizione, Spinea di Urole Fucia, queste le prime due posizioni, siamo già in zona cambia posizione, sì. Adesso Fucia, Spinea. Prova adesso Spinea all'esterno a recuperare, prendersi la testa della corsa, infatti è così, Spinea anche allunga sulla Fucia, siamo veramente in zona cambio. Ancora Spinea, quando siamo passati ai meno 13. Spinea Cantù, scusate, Spinea Pescara. Ancora Spinea in prima posizione. Allunga adesso la distanza dello Spinea che va già in zona cambio quando siamo ai meno 11, ancora Spinea cambia adesso Fucia, quasi una curva di vantaggio per l'atleta dello Spinea, siamo nuovamente in zona cambio quando mancano 10 giri, Spinea cambia, Fucia, Pescara, Vado Ligure, queste sono le quattro squadre, passa adesso Mobili Cantù, Spinea nuovamente in zona cambio, passaggio dei meno 9, passa adesso Spinea, Fucia, Pescara, una curva di vantaggio per gli atleti del nuovo Spinea. Siamo ai meno 8. Ed è mentre Spinea a fare condurre questa seconda batteria, passa adesso Fucia, Pescara, Vado Ligure, vogliamo 4:54 tempo di riferimento per le batterie, passa adesso Spinea al meno 7, perché meno di vantaggio, passa adesso Fucia, Pescara, Vado Ligure, cambia adesso Mobili Cantù, è nuovamente sul rettilineo in arrivo, il passaggio del meno 6 per lo Spinea, Spinea con un rettilineo di vantaggio, Fucia, testa a testa tra Pescara e Vado Ligure per la terza posizione, passa adesso Mobili Cantù, nuovamente Spinea è meno 5, cambio di meno 5, adesso duello nelle retrovie, Fucia, duello Fucia, il lungo della Fucia, aspetta l'atleta, la profitta Vado Ligure che si fa sotto, vediamo adesso duello per la seconda posizione, ma già è Spinea che ha il meno 4, passa con il nuovo cambio, duello invece dietro per la seconda e terza e quarta posizione, passa Vado Ligure, cambio ottimale della squadra del Vado Ligure che approfitta e guadagna anche qualche metro, ma siamo qua sulla testa della corsa con Spinea e meno 3 giri per Spinea. Adesso cambiano adesso le atlete, nuovo Ronda Fucia, Vado Ligure, Pescara, ma è ai meno 2 per Spinea. Con mezza pista di vantaggio, cambiano adesso la terza, in seconda e terza posizione, duello tra Fucia e Vado Ligure, ma è l'ultimo giro per le atlete dello Spinea, ultimo giro Spinea, passa adesso il giro di vantaggio, duello tra Fucia e Vado Ligure e Pescara, andiamo come va a finire questo sprint per la seconda posizione, ma è lo Spinea chiudere la sua prova in 4:40, tempo di questa seconda battuta, vediamo si va
per la seconda posizione ed è partita anche questa terza batteria. Vedere subito Rosica in prima posizione del Biro del team. E siamo subito nella zona di cambio, Rosica del Biro del team. Savona, queste le prime tre squadre, ma già in Rosica che allunga sulla squadra in seconda posizione ed è subito cambio per il Rosica quando siamo ai meno 13. Passano adesso del Biro del team Savona, allunga l'atleta del Rosica, adesso un rettilineo di vantaggio per loro, già entra in zona cambio quando siamo al passaggio di meno 12. Passa adesso del Biro del team Cardano, Savona, Padova, queste le 5 squadre che stanno correndo questa terza batteria, ma siamo già nuovamente in zona cambio per il Rosica, il meno 11, vediamo 4.40 il tempo di riferimento, 4.52 più o meno, ed è ancora il Rosica del Biro del team che recupera rispetto al Rosica, aveva un momentino di vantaggio, adesso poco meno. Vediamo cosa sapranno fare adesso le atlete, se risponderanno all'attacco del Biro del team del Rosica, che comunque prova a lanciare la natura ai meno 10. Si fa sotto la squadra del Biro del team, meno di un rettilineo, duello invece. Viene ammonita la squadra numero 12 di Rolling Bosica. 20, scusate. Viene ammonita la squadra numero 20 del Cardano. E siamo al passaggio dei meno 8 ed è ancora Bosica a cambiare. Adesso il distacco è rimasto a 20 metri. Sempre mezzo rettilineo, distacco invariato tra le due squadre. Bosica del Biro del team, Bosica cambia adesso. Del Biro del team cambia all'inizio del rettilineo, meno 6 comunque al passaggio, resta invariato il distacco tra le due squadre, passa adesso Savona, Cardano, Padova cambia adesso a meno 6. Meno 6 per il Bosica che passa adesso, si riprova la squadra del Biro del team, ma il vantaggio si è allungato adesso a un rettilineo. Siamo nuovamente in zona cambio per il Rolling Bosica, che passa adesso ai meno 5, cambio un po' lungo del Biro del team, riceve adesso il cambio l'atleta che parte, cambiano adesso Savona e Cardano, una volta del Padova, ma si fa sotto nuovamente il Bosica che aumenta e rilancia l'andatura, meno 4 Bosica. Passa adesso del Biro del team Savona, Cardano, 4.40, ricordiamo il tempo di riferimento, meno 3 G, meno 3, ed è ancora il Bosica. Passa adesso del Biro del team, aumenta il vantaggio del Bosica, adesso è nettamente un rettilineo di vantaggio, ma siamo nuovamente ai meno 2, zona cambio per il Bosica. Comunque il cambio della la squadra non è comunemente eliminata per cambio regolare e siamo proseguiti per fare l'ultimo giro. Ecco più della prova in Bosica, 4.32, tempo di riferimento. Passa adesso il del Cardano, adesso la volta del Savona. Ma
quarta batteria, Busco, Mensana, Altececcato, le prime tre posizioni. Siamo già in zona alle, ovviamente cambia in testa Busco, Mensana prova forse all'esterno a superare, vediamo se ci riesce all'esterno. Mensana adesso con in seconda posizione, quanto andate Altececcato. Cambia Mensana, Bellusco, adesso è la volta dell'Altececcato, Aquilani, Civitanova, queste le 5 squadre che stanno correndo su questa quarta batteria, scusate, ed è la Mensana a cambiare nuovamente almeno 12, passa adesso Bellusco con 10 metri di svantaggio, vediamo se riuscirà a recuperare sulla Mensana, ma intanto Mensana va in zona cambio, così come adesso la ruota del Bellusco, quando al passaggio siamo al meno 11, passa adesso Mensana, Bellusco, duello tra Aquilani e Altececcato, e nuovamente la squadra della Mensana adesso in zona cambio, siamo al passaggio del 10, passa adesso Mensana, Bellusco, con una curva di quasi di svantaggio, quindi sta aumentando il divario tra le due squadre. Siamo nuovamente in zona cambio ai meno 9. Mensana cambia adesso per il Bellusco, duello tra la terza posizione tra gli Aquilani e l'Altececcato. Siamo al passaggio, nuovamente cambio per la squadra di testa, la Mensana, quando siamo ai meno 8. Lunga distacco la preda della Mensana, cambio esterno adesso della Mensana, passa adesso la Mensana, Bellusco ha una curva di svantaggio, cambia adesso Altececcato, ma siamo nuovamente sulla testa della corsa, in meno 6, Mensana, Bellusco. Altececcato cambia, Aquilani no. Siamo ai meno 5, Mensana, Bellusco cambia adesso, duello tra Altececcato e gli Aquilani, ed è Mensana ai meno 4, è la volta del Bellusco, ricordiamo 4.32 il tempo di riferimento per le squadre a momento, quello adesso ancora la quarta e quinta posizione, ma è nuovamente la Mensana, il meno 3, passa la Mensana, ed è la volta del Bellusco, 4.32 il tempo di riferimento per le atlete. Numero 19, Altececcato, prima ammonizione. Ed è ancora Mensana. La squadra numero 4 ci dice a Aquilani fermarsi per cambio irregolare. Fermarsi per cambio irregolare, ed era l'ultimo giro per la Mensana. Conclude la Mensana in 4.28, ancora l'Aquila a fermarsi per time regolare, fermarsi l'Aquila, e parte anche la quinta batteria, che ricordiamo è la 3.000 metri 3.000 americana, con i giri nel percorso. Stiamo già arrivando in zona cambio. Ed è
la dilettantistica padernese in prima posizione, Lisana, Diavoli Rossi, queste le prime tre posizioni. Padernese si fa sotto, quindi il terzetto. Adesso Lisana, Diavoli Rossi, Padernese, queste le prime tre squadre. Siamo nuovamente in zona cambio duello tra queste tre squadre. Adesso affrontano il cambio, cambia la Padernese adesso che prende la testa all'esterno, si rimette in seconda posizione gli atleti, la squadra degli Diavoli Rossi. Nuovamente cambio di meno 11, Diavoli Rossi in sana. Red, black e rollo in quarta posizione, ovviamente in testa, Diavoli Rossi cambia adesso con il cambio all'esterno, cambia la testa. Rolling Mosca, fermarsi, fermaglio e rivedere, cambio regolare, fermarsi, squadra non può cambiare, fermarsi per fermarsi per cambio regolare. Ricordiamo il primo della serie di minori, Diavoli Rossi che cercano a regolare, non ci stanno prendendo le atlete della Menzana che si fanno sotto, quindi ancora un leggero margine di vantaggio per la atlete del Diavoli Rossi. Insomma cambio. Padernese, Menzana, queste sono le tre squadre che stanno lottando in questa quinta batteria. Che scancia adesso in curva, ma il duello tra Padernese e Diavoli Rossi, Diavoli Rossi sarà in zona di cambio dei meno 4 giorni, duello tra Diavoli Rossi e Padernese, cambia adesso la Menzana con una curva di svantaggio, cerca di allungare la treta della Diavoli Rossi, adesso cerca di non provare. Passi sotto, vediamo come sarà. Diavoli Rossi infatti si fa subito sotto la Padernese, con il duello tra le due squadre, ricordiamo il tempo di riferimento. Qualche metro di svantaggio, siamo all'ultimo giro, parte adesso il cambio della Menzana, siamo alla chiusura, vediamo il tempo di chiusura per questa batteria, 4:37. Ed è partita anche questa sesta e penultima batteria, è già la squadra della Sport Inside in prima posizione, già anche con qualche margine di vantaggio sulla squadra della Olimpia di Parigi. Vai Giulia! Siamo nelle prime fasi per questa Sport Inside, Olimpia di Patinatori Siracusa, Luna Sport Academy, queste sono le tre prime posizioni. Ancora Luna. Vai, forza! Sport Inside che cambia adesso. Al meno 13, dai, dai,
maglia adesso la Sport Insight, comunque il cambio della una Sport Academy, fianco a fianco con l'atleta della Olimpiadi di pattinatori di Siracusa, poi dietro ancora la scarpa di Ugo, maglia di un di vantaggio della Sport Insight. Siracusa, Scalcanico, queste le quattro squadre, Brianza. Ma è nuovamente il cambio della squadra della Sport Inside, almeno 11. Schietti in Cassano, fermarsi per cambio irregolare. Una Sport Academy fermarsi eliminata per cambio irregolare. Squadra numero 6 fermarsi eliminata per cambio irregolare. Ed è ancora ai minimi della Sport Inside con un rettilineo bombante di vantaggio. Adesso cambiano Scaltenigo e Olimpiadi di pattinatori di Siracusa per la seconda e terza posizione. Cambia adesso la Brianza, ancora veramente lo Sport Inside a ricevere il cambio dei meno 8 a passaggio, Scaltenigo, Olimpiadi, queste sono le tre squadre. Brianza cambia adesso, ma è già nel rettilineo opposto all'arrivo che si fa vedere la squadra della Sport Inside. La zona di cambio, quando siamo al 27, passa adesso la Sport Inside, duello per la seconda e terza posizione tra Scaltenigo e Olimpiadi di pattinatori di Siracusa. Sport Inside la velocità in testa, l'indicato del tempo di riferimento è importante, saranno 6 le squadre che passeranno in finale. Sport Inside al momento perde qualche metro rispetto a adesso è meno di una curva il vantaggio, ancora Sport Inside in prima posizione, vediamo se rigiranno le atlete degli Olimpiadi pattinatori di Siracusa e Scaltenigo, meno di una curva, quindi si assottiglia il distacco tra lo Sport Inside e lo Sport Inside. Siamo a meno 4, Sport Inside. Cambio lungo della Scaltenigo con il maggior ritmo di vantaggio per la Sport Inside, un distacco operato all'inizio della squadra della Sport Inside quando sarà meno 3, cambia adesso le due, si recusa la Scaltenigo, ci credono adesso le squadra all'inizio della squadra, però nuovamente cambio di testa per la Sport Inside a meno 2, quindi ancora due cambi per Sport Inside, cambia adesso si recusa la Scaltenigo, mezza curva di vantaggio, adesso c'è la reazione della preda della Sport Inside. La Sport Inside a presentarsi all'ultimo giro di testa, quindi l'ultimo giro di Sport Inside. Terza posizione per Siracusa e Scaltenigo, Sport Inside con il rettilineo di vantaggio, il caro tempo di vantaggio, si sta la batteria, Sport Inside, 4:38. Allora è partita questa settima batteria, è l'ultima di queste semifinali della NFL. Ricordiamo a tutti che oltre al numero di squadra ovviamente va indossato il numero personale sulla scheda. Ed è già duello. Polisportiva Belluso in prima posizione, dovrebbe essere la Brianza in seconda, Mensana in terza. In questo momento la situazione è almeno 13, Brianza, Bellusco, Mensana, Azzurra, pattinaggio adesso,
duello tra Brianza e Bellusco, bellissimo questo duello. Ancora ai meno 12 Brianza, Bellusco, Mezzana con mezza fuga di svantaggio. Ritiro posto all'arrivo, già siamo dentro quasi la zona di ritardo. Cambia adesso Bellusco a portarsi in prima posizione, perde qualche metro all'altezza della Brianza, vediamo se ne saprà approfittare in questo momento. Prega del Bellusco, Mezzana con il ritiro di svantaggio, quando siamo nuovamente nella zona di cambio, siamo ai meno 10, Bellusco, Brianza si fa sotto. Mezzana passa adesso ed è la Brianza che con 2 metri di svantaggio cerca di farsi sotto, ma Bellusco non la manca, anzi la manca adesso, forse in questo caso è giusto. Siamo ai minori, ancora Bellusco, Brianza passa adesso Mezzana che recupera forse qualche metro alle due di testa, ora Bellusco, Brianza, Mezzana, non è preso il cambio. Cambio all'interno per Bellusco che passa adesso a meno 8 per Brianza, Mezzana, ancora questo è il trio di testa con 10 metri di svantaggio Brianza sulla Bellusco che adesso prova a farsi sotto su questo cambio, vediamo se ci riusciranno. Ed è Bellusco, Brianza, Brianza si fa sotto il numero 7, Brianza recupera il gap che aveva con il Bellusco, ma siamo a qualche metro di distacco, siamo ancora in zona cambio al meno 6, prendo testa a testa tra Brianza, cambio verso il Bellusco più lungo, forse quello della Brianza che perde nuovamente terreno, non è finito il Bellusco che prova a mettere più distacco possibile tra le colore e Brianza, quando siamo al passaggio dei meno 5, Bellusco all'interno, Brianza pure. Sempre 10 metri di svantaggio, adesso passa la Mezzana, Bellusco, Brianza, Mezzana e siamo ai meno 4 giri, ancora duello tra Bellusco e Brianza, ancora un recupero della preda della Brianza, non anzi allunga la preda del Bellusco, quindi siamo sempre sui 10 metri di svantaggio per la Brianza, quando siamo già in zona cambio, meno 3 giri, ultimi 3 giri, ovviamente Bellusco, Brianza, queste sono le prime 2 posizioni, adesso sarà la volta della Mezzana a cambiare, allunga adesso il Bellusco con mezzo rettilineo di vantaggio sulla Brianza che va già in zona cambio dei due, ultimi 2 giri, passa adesso la Brianza, cambia adesso Mezzana, mezzo rettilineo di vantaggio per la preda del Bellusco, quando adesso è passato, siamo all'ultimo giro, Bellusco, Brianza, Mezzana, ed è Bellusco adesso, ovviamente in prima posizione, siamo al rettilineo opposto, arrivo con il primo di misura, finale per la squadra del Bellusco, vediamo 4:28, intanto prendete da battere 4:28:07. Qui adesso la Mezzana, quindi il campo.